Ciao a tutti e bentornati sul canale. Se è la prima volta che arrivate qui, piacere, io sono Elisa e questo è il primo canale in italiano interamente dedicato al mondo Funko. Se invece ci conosciamo già, come vedete c'è un cambio di location e inquadratura, perché ho voluto provare a mettermi qui. Alle mie spalle infatti qui vedete che c'è il muro secondario barra provvisorio. Di solito faccio i video davanti al muro, quello che è il mobile su misura, eccetera eccetera. Volevo provare qualcosa di nuovo, quindi fatemi sapere se questa inquadratura un po' più da vicino e con pop che non avete forse mai visto vi piace oppure no. È un piccolo esperimento. Sempre riguardo alla mia collezione, ho finalmente messo a posto tutti i nuovi arrivi estivi e vi lascio qui o qui un'anteprima di quello che vi ho messo su Instagram. Lì vi ho fatto proprio vedere tutto quanto, dove ho messo cosa, quindi se volete vedere nel dettaglio un piccolo aggiornamento di collezione correte sul mio Instagram perché le ho postate poco fa. Detto questo, signori, è ora di parlare di New York. Come molti di voi sapranno, quest'anno finalmente andrò al mio primo Comic Con, sarà il mio primo viaggio fuori dall'Europa, il mio primo viaggio negli Stati Uniti e sono super contenta e anche super agitata perché ormai la partenza è imminente. Partirò infatti questa domenica 30 settembre e sarò al Comic Con la prossima settimana, il venerdì e la domenica, quindi ci andrò 2 giorni, anche se tecnicamente, avendo ottenuto il press badge, potrei entrare 4 giorni su 4, ma marito e biglietti solo per 2 giorni e quindi sicuramente venerdì e domenica ci andrò. Se succederà qualcosa di straordinariamente interessante, magari ci farò una capatina il giovedì o il sabato. Per quanto riguarda invece le esclusive Funko, durante la scorsa settimana ve le ho postate man mano che venivano annunciate e ovviamente io ho una mia wishlist. Però c'è un però. Se vi ricordate, vi ho spiegato più volte che ai Comic Con generalmente per accedere allo stand Funko bisogna essere estratti alla lotteria, ovvero nel momento in cui si ha il proprio biglietto acquistato e confermato, una settimana prima circa del Comic Con in questione viene fatta una lottery per partecipare a vari panel e per entrare nello stand Funko. Quindi tecnicamente ci si può accedere solamente se si viene estratti. E il però viene proprio qui, perché nel momento in cui è stata annunciata l'apertura della lottery io sono corsa subito a iscrivermi e ho scoperto che, avendo il press badge, non ho diritto a partecipare alla lottery. Già. Quindi con quel badge posso entrare 4 giorni su 4 senza pagare l'ingresso, posso, volendo, andare a richiedere di fare interviste a personaggi piuttosto che varie cose, ma non posso partecipare per accedere allo stand Funko. Pessima notizia per me, vuol dire che lo guarderò da fuori, gli orbiterò intorno insistentemente, ma non perdiamo le speranze perché ho iscritto alla lottery marito, ovviamente, e anche un amico che verrà via con noi si è iscritto, quindi incrociate tutte le dita che avete e speriamo che almeno uno dei due possa entrare per prendere, se Dio vuole, le esclusive con bollino Comic Con. Se nessuno di loro verrà estratto e la sfiga si abbatterà su di noi, andrò a cercarle con bollino Fall Convention in giro per la fiera o fuori dalla fiera o nei negozi di distribuzione. Comunque, dita incrociate per favore. La lottery dovrebbe concludersi, se non mi ricordo male, oggi o domani, quindi a breve dovremmo sapere se marito o il mio amico Paolo è stato estratto. Nel caso sarà così, ve lo farò sapere subito nelle Instagram stories. Ma al di là del bollino, quindi, indipendentemente dal fatto che io li voglia con il bollino Comic Con o il bollino Fall Convention, quali sono i pop della mia wishlist? Primo su tutti, ovviamente, direi che c'è quello che da noi è conosciuto come Professor Raptor, perché dalle immagini che abbiamo visto è un pop pazzesco. Infatti quando è stato annunciato mi chiedevo se effettivamente dietro ci sarebbe stata la faccia di Voldemort e, signori, non solo c'è, ma il turbante è proprio
removibile e quindi abbiamo la doppia faccia, roba pazzesca. Quindi questo è il pezzo che voglio di più in assoluto. Un altro pezzo che nella mia wishlist e ha un po' lo stesso meccanismo, che è molto molto nuovo, è una novità sostanzialmente introdotta con queste esclusive, è il pop di Okoye da Black Panther, quello con il suo vestito da sera con la parrucca removibile, proprio come abbiamo visto nel film. Un altro che mi piacerebbe prendere moltissimo è Loguri, non so ancora se si pronuncia così, se sapete come si pronuncia fatemelo sapere esattamente nei commenti. Comunque l'unica esclusiva di Animali Fantastici, proprio per completare al meglio la serie con tutte le nuove uscite. Un altro pezzo molto carino che non mi dispiacerebbe portarmi a casa è l'esclusiva di Coraline con il pigiama e lo zucchero filato, e sempre per la serie Movies ci sono in realtà due rock candy che mi interessano, ovvero il primo pack da due per quanto riguarda le rock candy, perché ci saranno le gemelle di Shining, e visto che hanno già fatto parlare molto di sé con la loro chase per il formato pop super introvabile, direi che queste rock candy sono particolarmente geniali. E l'altra rock candy è quella di Margot Tannenbaum, semplicemente perché è un film che adoro, lei è meravigliosa e quindi mi piacerebbe veramente un sacco. Per la serie television invece ci sono due pezzi che mi interessano, la prima è Sissy da New Girl, grande grande assente nella serie regular quando è stata annunciata, non so se lo sapete ma l'attrice che interpreta Sissy si era anche parecchio risentita di questa cosa, infatti quando è stata annunciata la sua esclusiva ha fatto un super tweet con scritto "Internet, we made it", e direi giustamente, perché come si fa a fare una serie di New Girl senza Sissy? C'è anche un'esclusiva Doctor Who che mi interessa veramente un sacco ed è il Vashta Nerada, spero sempre nelle pronunce corrette, che abbiamo visto nella puntata della libreria di Riversong. Altro pezzo super interessante è un pop rights e fa parte della serie Disney ed è il Pizza Planet Truck, direttamente da Toy Story, ed è qualcosa che mi ha mandato fuori di testa perché c'è anche il mini Buzz al volante e quindi sarà tipo super ingombrante, ma mi piacerebbe veramente tanto perché è un rights super particolare e lo trovo semplicemente adorabile. Quindi in generale, al di là del bollino, questo è quello che spererei di portarmi a casa, vedremo come andrà. C'è però un'altra cosa meravigliosa, sempre a tema pop, per quanto riguarda New York Comic Con. Ho deciso di fare una piccola follia e di acquistare il biglietto per andare alla sessione autografi di niente po' di meno che il mio dottore preferito, uno degli attori che amo alla follia, ovvero David Tennant. Ebbene sì, andrò dal signor David Tennant in persona a farmi autografare un oggetto a mia scelta, perché c'era il biglietto normale, tra virgolette, in cui ti davano una cartolina, lui autografa quella, ma già che stavamo spendendo dei soldi ho deciso di prendere il biglietto deluxe che ti permette di portare un gadget, che ovviamente deve essere un gadget ufficiale, niente bootleg, niente taroccate, niente di tutto questo, altrimenti non lo firma. E quindi ho pensato di portargli un Funko Pop, ma non uno a caso, perché ho deciso di portargli questo, ovvero una delle versioni del decimo dottore, precisamente un'esclusiva sempre New York Comic Con del 2015, che è uno dei miei pezzi preferiti, e avere un'esclusiva di questo genere con il suo autografo sopra, cioè tipo quando ci ho pensato mi è esploso il cervello praticamente. Per quanto riguarda questa cosa sono super emozionata, purtroppo non ve la potrò documentare perché è vietatissimo fare foto, video durante la sessione autografi, quindi no, anche perché se vuoi una foto è comunque a pagamento e è già costato abbastanza così, quindi accontentiamoci, vi racconterò a parole come sarà andata. Non ho idea di cosa dirò, probabilmente sul momento dimenticherò tutto l'inglese che conosco, probabilmente balbetterò cose a caso e non lo so. E questo succederà venerdì a mezzogiorno, ma orario americano, ok? Quindi fatevi due conti con il fuso orario di New York. Io non so esattamente quando pubblicherò tutte le varie stories su Instagram, perché è il posto dove vi terrò più aggiornati in assoluto. Probabilmente farò tutte le stories in giro per il Comic Con durante le due giornate e la sera, quando torno a casa, sotto copertura wifi, ve le pubblico fatte bene, un po' in ordine.
ordine, quindi venerdì a mezzogiorno per me, un po' di tempo dopo per voi sostanzialmente. Ultima cosa prima di salutarvi, non so se farò in tempo a registrare, montare e caricare il video della domenica, perché io in realtà parto il giorno prima da casa perché ho l'aereo che parte da Milano, quindi sabato sarà una giornata off limits di preparativi, spostamenti e quant'altro. Mentre sarò a New York non pubblicherò video perché non mi porterò via il computer, non credo avrei onestamente tempo di montare video non essendo un viaggio fatto apposta per vloggare e caricare video sostanzialmente, quindi tutta la prossima settimana non ci saranno video. Dovrei riuscire per il mercoledì 10 a pubblicarvi già qualcosina perché torno il lunedì 8. Quindi mi dispiace se sarò un po' assente qui dal canale, ma se volete comunque rimanere in contatto, vedere come va il viaggio, vi aspetto su Instagram, soprattutto nelle Instagram Stories, perché lì vorrei caricare tante cose. Quindi fatemi sapere voi invece quali esclusive del New York Comic Con vorreste prendere. Per quanto riguarda se e cosa arriverà qui da noi, bisogna un attimino aspettare che passi il Comic Con. Quindi sì, tipo me l'avete chiesto in 10.000 e qua c'è una risposta per tutti. Bisogna avere un po' di pazienza, ragazzi, perché sapete che noi siamo sempre gli ultimi. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, ci vediamo dopo New York e per il resto ci vediamo al mio ritorno qui sul canale. Ciao! Scusate, raffreddore, cose.